thank you Sul soler, cara mamma, sono nata sul soler a destendere do robe. Nel nar su pensava che era il tuo mistero, perché te eri sempre ti che te me destendeva. Sono arrivata su e era destendù sul filo a tutelare. Quella che te metteva tutti i di, Celestina, coi i bianchi. Ho, colp. ho, 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 basata, ho un colpo, me l'ho struccata, l'ho sfrugnata, l'ho basata, l'ho bagnata un'altra volta, ma le lagrime. Me parere ancora di mamma. Bene, cara Milena, ben ritrovata. Ci hai fatto sentire ancora dei tuoi bellissimi versi. Ti Su ringrazio. Grazie. Ben ritrovati anche i nostri telespettatori di Telegarda, gli appassionati ringraziamo di anche il nostro, il nostro Fabio Galas, ringraziamo certo eh. perché anche lui è un collaboratore a questa a, trasmissione. avendo due, due trasgressivi così, due, due, due fuochi qua eh, insomma, anche lui al suo <coughs> eh, al suo tempo anche lui no? Nevei mm. Raspim che facciamo, ne fa facciamo, facciamo prendere la testa? Cisi Raspim o Raspeghim lo Raspim, raspim. raspim. Raspeghin forse Raspeghin Raspeghin, Raspeghin Bene, <coughs> Milena ci hai fatto ascoltare dicevo, questi bellissimi versi sul Soler. ecco dimmi qualcosa come ah. nasce questa poesia adesso te la racconto tu. ecco guarda i nostri telespettatori sì. che allora questa poesia è nata così che praticamente parlo dialetto Parla no? Dialetto. parlo dialetto parlo praticamente <coughs> eh, era appena, era da poco morta, morta mia mamma io vado sul solaio così vado sul Soler così Così e avevo sempre me, che era mia mamma, che aveva su sua destenda sul, 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 sul solerno. E allora eh, mi è un groffo così, Vado su e vedo la sottelara proprio con la celestina a volati bianchi che aveva la, la, la folla destendua, l'hanno fatta vedere i brividi, e in 4, e 4, 8 sono venuto di casa e 5 minuti l'ho buttata giù. Ma buttata giù così come me. Ah, quindi è nata proprio. È nata così. D'impeto, così. D'impeto, proprio. Perché è un'emozione forte. Sì, sì, tanto forte. <coughs> e invece, come tanto per dire, questa è un'altra cosa. Ma tu dirai che nella vita senza mia mamma lo fa di Pasqua. Vedi, vedi da volte la mia Cos'è che ti fa Di pa Pasqua. Nella vita senza mia mamma lo fa di Pasqua. Me. Ah. Hai eh? fatto la pesca, va bene che il Natale è morte, è tutta una cosa, no? Che ne so io. Sono andata lì, seduta, sul letto, e mi fosse il Nadal, non so cosa. Io ho fatto il Nadal senza mia mamma, che è stata la più bella canzone, che ci ha fatto un premio un premio, grande. Nadal senza mia mamma. Nadal senza mia mamma. Madonna che eh. bella quella di caro. Senti un po', ma sto sul solerme, me pare che dopo te l'hai musicata anche, no? Sì certo, certo, mi l'ho musicata. L'ho cantata e l'ho musicata insieme e dopo quando con il dottor Rosaro che l'ho cantata su prima di menina sei straordinaria e adesso dico, ti, ti, ti farò sentire come, come l'ho fatta e so che lui il dottor Rosaro dice Milena sei straordinaria perché lui mi dava sempre queste soddisfazioni no perché godà per fine, il ritmo anche ai bei bei, vedi Enrico io lo faccio così bei bei bollati e piaceva quasi Enrico vedere che ho una roba del genere. Questi bei bolati bei che ho no? fatto <coughs> Bei, te la raccelestina, te la raccoglie, bolati, bei, 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 be, bolati, volati. Ma me la, te me la bianchi. canti dopo? Ma te me la canti dopo. Te me la canti Madonna, per <coughs> storia che, caro caro mio, lunga, lunga, set. Sì, Avete ah, che da scrivere tut, per tutta la perché vita. Perché ricordiamo ai telespettatori che anche questa puntata la si chiuderà con la tua musica, con qualche tua musica, no? sì. come fa per i precedenti incontri. E dopo devi sapere che niente, devi ti devi leggerti quando chi mi ha il coso, no? Tu devi leggere... Devi leggere, i nostri no, te 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 telespettatori te te devono leggere tu, il tu coso. No, tu devi leggere quello che ha scritto il dottor Saro di me, allora capisci qualche cosa della mia, no? Vedi qui? Ecco, senti cosa la scrivi? Ecco, senti cosa che scrive lui? Tu la puoi anche scrivere senza dire che è che, 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 che l'ha scritta. dal mio libro, essendo così il dottor Rossaro. è stato lui che ha scritta. Elena Zucchelli ha cominciato a scrivere bozzetti poetici in età già matura, Ecco, senti. pur avendo avuto una notevole dimestichezza con la poesia fin da bambina Rosaro, nella casa liberato. dei nonni Antonietta e Attilio Cardoni di Ceule che l'avevano allevata. La figura del nonno Attilio, che te lo dicevi appunto, sì. entusiasta, cantore del suo tempo, l'aveva particolarmente suggestionata. Ecco, questo è l'inizio. Vedi, vedi? Ecco, no, volevo vedere se era qualcosa... Sì, sì, vai. Ecco, vocazione anche alla musica, ecco, non ecco, solo alla poesia. Qui, qui po', tutto. Pur non conoscendo nella scrittura, con felici intuizioni... Come dimostrano molte sue affermazioni in campo nazionale e internazionale, eh. con testi poetici e spesso anche musiche proprie. E la musicalità si avverte specificatamente nella sua nuova produzione letteraria. Dopo il Disse, la musica distilla i sentimenti, distacca maggiormente dal contenuto dei canti, eh, che partono da un concetto emblematico. L'è lame casa. E' il più canton del mondo. È la prima canzone che è nata dal libro, se quella lì, siamo esatto. andati... Siamo e il più bel canton del siamo, mondo è siamo, il siamo, titolo no, di quel libro. È stata, senti com'è stata a fare il più canton del mondo. Sono andata, giù a, a, sono andata giù a cosa, no? Questa Maria Luisa Quaini, che dopo c'è su. A Verona. A Verona, e vedo questa mostra di queste cose. Tutto, tutto a faceva lei, tutto a case. Io mi sono innamorata... Adesso però se fosse adesso ne selezionerei questa qui, guarda, la faccio comunque, vedere. Comunque, è tutto sporco perché non ho più libri, non ho più libri, non sì, ho più libri. Ma comunque, ti faccio, no, i ti, faccio ti faccio vedere qual è che, far, che, che adesso selezionerei casa, guarda, c'è su un'altra casa qui, da lei fatta. Ecco, se questa qui, vedete. Per che la, la copertina del libro. Sì, per la libro. Però allora ho scelto quella lì, però mi sembra un po' cimiteriale, però mi piace lo stesso. Però ci ho chiesto sì, se. Sì, è qui. un po' malinconica, sì, sta effettivamente. È se vede, vede che quel giorno che l'ho scelta, sono malinconica, mica è te digami. È adesso. Ecco, avrei scelto questa qui. Ah, ecco questa qua. Okay. E dico che qui è più, sì, più Allora, se, se riesce... È un po, allora, è un questa è la copertina del libro. Sì, no? del libro. Sì, 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 sì. E quindi Tedisi è un quadro un po' tristarello, tristarello malinconico sì. insomma, Meno no? male che mi avevi messo... E mi che tirar su, buttato Sì, goditi so. sì. mm. la Luisa. Ah, come si chiamava? Mi ricordo eh, come? Certo, posso quadro? mettere qui la luna dico qui? Ah, Guarda, Milina, ti lascio mettere e ti dirò che ci sta anche bene. Ah, questa, ah, la no. Luna l'ho messa io. Ah, quindi te hai proprio. Sul mio libro mettere la alla mette Luna? Me. Beh, beh, questa qui è proprio da raccontare. Ecco, invece, eh. ti avessi preferito questo bel quadro lì, colorato. È, è la casa che mi ha interessato. Sì, e, bella ho, bella e io ho messo lì, ho messo lì questo, sai che mi ha dato, mi ha dato il Depilan, no? Mm. L'ho messo lì così la mattina mi sono alzata. Lei è la mia casa, il più bel cantone del mondo. E avanti, mi sono seduta e l'ho finita. E guarda che è bella anche quella è cantata, ha fatto un disastro cantarla, sai loro. Tu ma basta i nostri telespettatori, dici che no i dischi te ne guardi sempre me. Ah, adesso E bisogna so. che te guardi sì. anche sì. loro. Comunque, mi dice, non mi dice niente, io chiacchero così a vanvera senza sì, No, va benissimo. No, perché ti hai parlato della poesia, ti hai parlato della tua passione sì, ma della non musica, avessi sentito così... Ma no, no ma... non vuoi essere massa Massa cosa? In, in, massa sacerona, ma... massa mi se essere un pochino più calma, ma la Mirina è così. Eh, ma te sei... ti dico Vulcanica interattiva. li vuole solo così. Te sei in tsunami addirittura. No, Un tsunami? tsunami. Ecco. Sono più di uno tsunami. guarda che il mio tsunami, quando che fai le mie poesie, le metti, le metti su anche lì, Guarda che straordinario, il tsunami. Comunque, senti Milena Allora, avem parlato del Soler, Avem parlato di come nasce questa poesia. Aveni la tua passione per la musica. Avei sì. che questa poesia te l'hai addirittura musicata da te. Quindi, le Parole musica di Milena Zucchelli. E dopo la sentiremo alla fine. Adesso però, te me lasci parlarmi, perché adesso farò sì, la mia solita lezioncina. Do robe. No, do robe, do robe è proprio qua. Do, vedete, manca il solito accento, non ha importanza. Ecco, n del nar. Vedete, stranamente, in dialetto è possibile partire con una consonante. Di solito le consonanti hanno bisogno, lo dice ah, la parola, bene, va consonante va bene. Va bene. con una vocale. Invece in dialetto si può partire con n del nar. N del nar. Ecco. Te ere, ecco qui è proprio il dialetto rivano. Te ere, sempre, sempre te. ti. Te, noi ad Aco diciamo te eri. Te eriti. Ah, te. te eri. Te, -eri. Ah, sì. te me destendeve, te me destendevi. Eh, ma quello, quello è una cosa. Eh, vostra, quello è no? Rivano. No, ma dico, è, non, sì. non è questione di... di, di no, no, di, ma qui di, noi di, abbiamo, di, vedete... Sì, ma non è questione di, 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 di puntigiatura lì, è questione che... Di, di, di no, no, qui è proprio un, un altro modo di... di sì, di, ma però non è, gli accenti mi sembra che sono uguali. No, no, non c'entra gli, gli accenti qua. È che te eri sempre ti diventa sì, sì, sì. te eri, te me destendevi diventa te me destendevi. Temeteve, temetevi, temetevi. Temetevi, Te me eh, parevi, Ancora Questa è proprio la differenza tra il dialetto archese e il dialetto rivano. Bene. Il, il dottor ma Marino Feltrinelli, che ci tengo a tenere sì, è, stato, è, stato, è stato il primo che mi ha fatto la, la, prima, la, prima, la prima prefazione storica di quel bel libro. Quando, che che sì. ma, quel libro che mi ha scritto. Ecco, guardiamo sempre sì, i nostri testi. Quel spettatori. libro che mi ha scritto Feltrinelli e mi ha, ha fatto una bella dedica dicendo che. Intanto, no, quello me l'ha fatto anche a casa. Dopo una, una bella cosa di, sulla, mia, sulla mia personalità, che mi sembra sempre di avermi incontrato, conosciuto così, che diceva sempre che sono un fuoco, come dici tu, mi diceva sempre tutto quello che, che mi dicevi tu, che sono effervescente. Effervescente, così. Però, eh, lui ha fatto un bel pezzetto lì, che te lo farò vedere sul libro. Ma c'è l'unico qui, quello, quello del Marino, no? Sì. Il Marino, si, si conosce? Con no, ma qual è il libro? Il libro del, del Marino del, Feltrinelli? No, quel che ha Marino, lei sta sul libro della mamma, no, cochino. Mm. Sul libro della mamma ha fatto una, 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 bella, una bella dicitura, quella lì de, 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 della Terara Celestina, sai? Sì. Ha messo su sì quella lì proprio. Ecco. Marino Feltrinelli, sì, è, che ha scritto quel bel Ma ha fatto, ma, libro. Ma, ma fatto e, e, lui, ma, ma, no, sul libro mamma, sul libro mamma mi ha fatto la prefazione, no? Sì, mi preme mm. ricordare che Marino Feltrinelli ha scritto un bel, bel libro di poesie in italiano, sì. Quando le rondini sì, fanno la corte sì. ai campanili. E, e devi pensare che sicuramente. Con Sì, non sì è stato bellissimo quel quindi... libro, mi, mi, mi piace anche. Mm. Perché Marino è anche sempre stato un mio amico e, e lo apprezzo molto, siamo sempre sentiti. Quando faccio qualcosa di strano, anche adesso ce lo mando. Ci ho mandato con tsunami. Mirina, ci ho mandato perfino perché io. Dovete sapere che mi sono già preparato l'epitafio, eh? No, 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 cosa c'è? L'epitafio. Sì, ma non parla dell'epitafio. Non mi interessa, dato che mi ha detto mente il marino, l'ho mandato un dialetto. Un dialetto. È io lo voglio fa far sentire anche quello già che sono in serata. Eh dai, dai serata giusto. Dai. No, un vero, Mellon? No, non è tanto lungo, ma te lo faccio sentire la prossima volta, te faccio sentire, ah, no? Ascolta, perché il marino ce l'ha mandato? Mi ha detto, Mirena, sei stata grande. Ho capito, quando vedo il marino. Grande. Sì, sei stata grande. Me lo dice che te la dico su io quando, beh dico, adesso non pensare, io l'ho fatta per me, però non ho ancora deciso chi che che me la doveva leggere, può darsi anche che cambia idea, perché l'ho fatta talmente buffa e talmente forte che rideremo tutte e tre. a Allora, Milena, sì. avete sentito che la presenza di Milena veramente ci ha fatto fare delle, degli incontri fuori del normale? Sì, ogni tanto, vedi, siamo troppo, sono troppo presa di dirti eccentrici. tutto. E sentiti? E allora, mi sembra sempre di non arrivare a dirti tutto, no? e allora te l'ho detto adesso anche siamo... perché i tempi sono ristretti sono ristretti sono che ristretti infatti sì. c'è il regista vedi, che sono ci ristretti, dice ristretti, che ormai abbiamo sì, però la mirina non è mai stata però abbiamo il tempo Milena abbiamo il tempo però la mirina qualche volta va fuori il tempo sì. anche, vado fuori abbiamo tempo. il tempo per te sul soler Ara mamma sul soler ad estender d'orobe nel nasù mi pensava che l'era il tuo mister. Ti ereti che te me destendeve, soma riva su, e ghera destendu, sul, e ghera destendu, sul fillato telara, sul fillato te l'ara, telara, telara celestina, telara coi bolati, bei, 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 bolati bianchi, telara celestina, telara coi, Bolati, bei, 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 bolati bianchi. O chapan colpo, ciapan colpo, chapan colpo. O chapan colpo, ciapan colpo, chapan colpo. Colp, colp. mm. Fa il coro. Lo ciapada, lo struccata, lo basada. Lo chapada lo struccata, lo basada. Te me pare veti, te me pare Te me parevi ancora ti, mamma, te me parevi ti, te me parevi ti, te me parevi ancora ti, mamma, l'ho bagnata un'altra volta, ma le lagrime... Mamma. Ma, ma ti è piaciuta? Eh? Svergoluna? Eh? È lo stesso? Svergoluna non è importante, è lo però visto che ha tanto sentimento. Sì, ma la cantante è te... dell'off, no? No, no, va benissimo. Ti va piace? Benissimo. Senti Milena, allora. Eh, sì, dimmi. Grazie. Bella è piaciuta? Però sì. dico al pubblico, scusatemi perché è tanto tempo che sì, la... ma non sono stai... capace di farla anche meglio, ma questa sera sono un po' su di giri anche perché per questa cosa bella grande che, che, che sono, sono contentissima di partecipare a questo a questo, ecco, questo mi fa piacere a, a, che questa, si sta a, a questo, di partecipare a, partecipare a questa, questa cosa che ho conosciuto ecco te mai che ho te conosciuto hai questa di fare una trasmissione un po' fuori ecco, delle righe delle robe quindi le, le robe sì, che ti piacciono a te le, e anche a te però mi pare anche a me e per se ecco. le farò se allora, allora, sì, no no ti parevo via questo non è posto per appunto le mie che te Allora, dai spettatori. grazie di nuovo a Milena grazie ad Alessandro Andro, grazie Speriamo di averla più avanti, Fabio. E allora, Fabio, non preoccuparti che per scrivere, ce ne ho fino prima di morire, Senti, ne hai Milena, da fare per tutta la vita e sempre avanti col dialetto. dialetto. Sì. Quindi, cari telespettatori, grazie nuovo Milena. Grazie a voi e vi aspetto alla e prossima puntata sì. e mi raccomando, parlare sempre in dialetto e soprattutto ai puteroti, perché mi se, se sono sfasata perché ho parlato ecco. per domani in italiano. ai puteroti nella lingua che serve insegnargli ancora da piccoli, invece adesso si parla tutto Però in italiano. è il problema è che mi, sì. mi fa questa trasmissione per cercare di insegnare il dialetto a chi che non lo sa. Sì, ma anche perché, perché, per, se per, no, perché forse se lo sente, qualche di, 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 di quei, di quei anche genitori che, che parlano in, parla in dialetto e soffioi, magari che voi, parla ogni tanto in dialetto, se senti, e se, se, e quindi, se no se va a morire, Mi sono ben pessimista, penso o se, che, che ne resteranno i Ho sentito che il Fox, che era anche un personaggio, no? Il Fox era un personaggio del eh, deletto. Che dice il che Fox? È andato, e lui è un po' arrabbiato perché non hanno più osato proseguire, non ci hanno più pagato, non lo so come ah, mai. Ah sì, no, lui, bene è bene a dirlo. E lui va bene che ha tanti anni che c'è dentro, però Comunque. era un personaggio che andava, andava portato avanti perché veramente Lelio Fox è stato, è stato invitato tante volte a presentare i miei libri, era amico del dottor Rossaro, è una persona che ho molto stimato. Bene, grazie di nuovo allora, arrivederci alla prossima puntata.